del nostro popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco l'uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo». Parola del Signore. Soltanto un piccolo pensiero, fratelli e sorelle, per aiutare la nostra preghiera in questo giorno. In effetti non ci sarebbe bisogno di nessuna omelia, perché è da stamattina che siamo in cammino, in preghiera, in ascolto, è da stamattina che i nostri occhi incrociano gli occhi belli della nostra Madonna. Sono i suoi occhi a parlarci di Dio, sono i suoi occhi a parlarci d'amore, sono i suoi occhi a donare a ciascuno di noi coraggio, forza, capacità di essere fedeli a ciò che il Signore ci ha donato nel nostro battesimo, la fede in Dio, la fede in Gesù Cristo. E Maria in tutto questo è maestra. E noi veniamo in pellegrinaggio con lei, cantiamo tutti in compagnia, quante volte l'abbiamo detto oggi, con la Vergine Maria. Perché da lei vogliamo imparare, vogliamo che lei sia la madre che abita a casa nostra, nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nelle nostre preghiere. Dove c'è la mamma c'è sicurezza. Quando, per chi ha la grazia di avere una mamma terrena ancora, e chi non ce l'ha più ce l'ha certamente in cielo, ma quando torniamo a casa, il sapere che c'è la mamma ci dà sicurezza. Sappiamo che ci troviamo in un luogo sicuro, in un luogo dove siamo voluti bene. Chi ha Maria a casa sua, chi ha la Vergine Maria nel suo cuore, non ha che temere, perché deve sentirsi sicuro, sicuro di camminare verso il frutto benedetto del suo seno, Gesù. Questo ci dona Maria e niente più.